Ci siamo. Buongiorno Daniele, bentornato su Spazio Ciao. Attorcigliati e un buongiorno a tutte le Ciao, persone che ci stanno seguendo. Devo dire che la scorsa puntata è andata molto bene, sono super soddisfatto del feedback che abbiamo ricevuto, o no? sì, Non è pure andata io. bene. E è stata vista, condivisa, commentata, insomma, si è creato anche un bel dibattito nei commenti e direi che è da quello che vogliamo partire oggi, anche per dimostrarvi che sì, le domande le leggiamo. No. Noi le leggiamo e cerchiamo anche di non evitarle poi, cercheremo di non evitarle nei video. Esatto. Quindi il piano per questa nostra rubrica è molto flessibile e dipende fortemente, strongly coupled alle domande che ci fate nei commenti. Quindi Metti vedremo. un'equazione, Come? strongly coupled, metti l'equazione. Ci metto l'equazione, esatto, ne ho messo un po' sullo sfondo per riferirmi. Ecco, a quelli che ce l'hanno poi, magari con Daniele entreremo nello specifico di alcune domande. Non ci saranno equazioni in questi video, magari Tranne alla quelle dello fine, sfondo. tranne quelle nello sfondo. Quindi per quelli che ci hanno chiesto equazioni vi lasciamo queste, che sono un po' casuali, un po' sparpagliate. Alcune sicuramente non hanno nemmeno senso, come sempre in questi wallpaper. Non siete pronti, non siete pronti per le equazioni. Non Vi sono pronto fanno io. anche male. Sì, No, ma pure noi. e confondono. Sì. E invece oggi da dove vogliamo partire con la nostra seconda puntata? Ma intanto appunto rassicuriamoli che abbiamo letto tutte le domande, gli diamo prova. Non solo qualcuno chiedeva l'equazione, ma ribadisco, non siete pronti per tutta quella roba, magari dopo, però adesso fa male. E poi c'era uno dei commentatori che chiedeva più in generale consigli per studenti che vogliono fare gravità quantistica, eccetera. La facciamo una chiacchierata in cui diamo consigli dai due punti di vista, di quelli degli studenti attuali, anche Esatto, se di uno di che avrebbe master bisogno di dottorato, consiglio, di uno. ma è di quelli che lo sono stati tempo fa. Ma io dico sempre che quando sei giovane abbastanza puoi dare consigli e quando sei grande abbastanza puoi non seguirli. Sì, normalmente si dice il contrario, ma non, nella mia esperienza. Comunque no, la facciamo sicura, quello è molto utile. Mi ricordo appunto, me ricordo, da studente pure io che ne avevo bisogno e ne cercavo e quindi so che sono utili, possono essere utili e quindi sicuro, però non adesso. Adesso voglio prima mettere un po' di basi, diciamo, per la Il primo discussione sulla gravità consiglio, quantistica. l'unico che ci sentiamo di dare adesso è tentate di evitare di fare questa cosa qui, no? Non lo fate, non lo No. fate, finché siete in tempo. Esatto, non scendete nella tana del bianconiglio perché non si torna indietro, no way, no? Quindi Sì. Vabbè, comunque ne riparleremo anche di questi consigli e di presagi di sventura, ne parleremo in seguito. ne riparleremo. Ecco, scusate, fateci sapere nei commenti, scusa se ti interrompo, Sì, vai. se questa puntata che dedicheremo ai consigli per gli studenti, magari un pochino più avanti, dopo aver inquadrato bene la questione della gravità quantistica, la preferiate preregistrata o magari in live, in modo che possiate farci domande, un po' di botta e risposta. Quella forse tra le varie puntate è quella che avrebbe più senso fare in live. Quindi questa è un'opzione, fateci sapere nei commenti cosa preferiate. Basta che non usate la live per parlare di tutti i fatti vostri, dei problemi personali, perché allora attacchiamo pure noi e Avremo dei non si moderatori, avremo finisce. dei moderatori. E poi un'altra cosa che è stata chiesta nei commenti, che è venuta fuori nei commenti, e che mi sembra effettivamente molto molto utile, anche perché nella puntata precedente unica non abbiamo approfondito, è la questione dell'interpretazione della meccanica quantistica, i problemi concettuali della meccanica quantistica, perché ci si pone quelli mentre c'è meno discussione sulle basi concettuali della realtà generale, cioè c'è meno dibattito sull'interpretazione Certo. della realtà generale, eccetera. Molto interessante, anche perché appunto nella volta scorsa abbiamo detto in realtà molto poco di tutte le questioni sottili, concettuali e profonde della meccanica quantistica, però appunto ci porta un po' in un'altra direzione e ne riparleremo, in seguito, vale di sicuro la pena. In realtà varrebbe la pena, come diciamo prima, in chiacchierata privata per farne 40 di puntate solo sugli aspetti Assolutamente sì, concettualmente assolutamente. rivoluzionari e anche dal punto di vista della fisica rivoluzionaria della meccanica quantistica, però
in seguito. Magari se E va bene questo invece, nostro percorso, no? Possiamo farne un altro. sì, sicuro. Tanto qua ci stiamo divertendo e quindi perché no? Invece no, volevamo concentrarci sui commenti e questioni che sono venute fuori nei commenti direttamente legate a quello che diciamo l'altra volta su che cos'è la gravità quantistica, perché serve, cosa dovrebbe spiegare, eccetera. Una questione è molto breve. Da risolvere. Cioè, qualcuno chiedeva se la teoria di string se si rivela corretta o può o deve spiegare il Big Bang e i buchi neri e la natura dei buchi neri. La risposta è in linea con quello che dicevo prima. Sì, sicuro, perché appunto una delle motivazioni e delle ambizioni di una teoria di gravità quantistica formulata in qualunque maniera, è appunto di spiegare l'origine dell'universo, il Big Bang e la natura più profonda, diciamo, più fondamentale dei buchi neri. In qualche modo questo Quindi, significa che una teoria di gravità quantistica deve funzionare dove gli strumenti che abbiamo adesso non funzionano. No, sì, quello è effettivamente l'obiettivo. l'abbiamo data come motivazione per una teoria di gravità quantistica, la realtà generale in quelle situazioni non funziona, se la associa la meccanica quantistica, però come la usiamo normalmente, trattando lo spazio-tempo come un background, non funziona. Non abbiamo quindi in pratica una teoria per descrivere quelle situazioni fisiche, che sono molto importanti e molto interessanti, ed è appunto una delle ragioni per cui serve la gravità quantistica. Certo. Quindi, se la teoria di stringhe o qualunque altro approccio alla gravità quantistica risulta consistente o funzionante, diciamo, deve rispondere alle domande sui buchi neri, Big Bang e simili. E infatti, lasciami aggiungere, lo fanno già, cioè tutti gli approcci alla gravità quantistica, anche se vuoi per accreditarsi come risposte Lo è, plausibili, sì. se cercano di far vedere che hanno la possibilità di suggerire delle risposte consistenti, interessanti, eccetera. Lo fanno tutti gli approcci di gravità quantistica. Lo fa la teoria di string, lo fa la teoria di campo su gruppi, lo fa la loop quantum gravity, lo fa in vari modi, la geometria non commutativa, cosa al set. Ecco, un'altra puntata potrebbe essere su quali sono tutti i vari approcci alla gravità Ma quantistica. lo faremo, ne E ce ne dedicheremo sono. una ad approccio, quindi. Sì, praticamente sto firmando cambiali per i prossimi. Ho Anni, anni. aperto un mutuo, non lo sapevo, ho aperto un mutuo Di tempo, un mutuo di tempo. triennale. Sì, di tempo, nessuno paga nessuno. No, e questa è la prima regola in gravità quantistica, giusto? Qui Che nessuno paga nessuno paga nessuno. nessuno. Sì, un po' in generale, nel mondo del lavoro attuale, però sì. Dicevo sì, quindi questo di sicuro, diciamo, spero che sia chiaro, la teoria di stringhe e qualunque approccio alla quantistica si propone e ci si aspetta risponda a queste domande su buchi neri e Big Bang. Detto questo, poi c'erano invece le questioni su cui vorremmo concentrarci questa volta, che servono, diciamo, fateci chiarire ulteriormente cosa deve essere una teoria di gravità quantistica, in che senso una teoria di gravità quantistica. Allora, In particolare c'è stato un simpatico dibattito sulla sì. differenza eventuale tra teoria di gravità quantistica e teoria di spazio-tempo quantistico, perché sì o no questi termini possano o non possano essere utilizzati come sinonimi, se sì perché, se no perché, e più in generale, chiacchierando nel pre-puntata, ci siamo resi conto che questo può essere un buon trampolino per poi aprire la vera questione, cioè cosa aspettarci da una teoria di gravità quantistica. O Sì, no? non so se ci arriviamo a questa questione già oggi, intanto sì, chiariamo un po' meglio questa questione, gravità quantistica, spazio-tempo quantistico, perché comunque è cruciale e serve per inquadrare i termini del problema. Allora, intanto chiariamo, una delle domande era, ma non sarebbe più corretto parlare di spazio-tempo quantistico? Allora, se la domanda è dal punto di vista, diciamo, comunicativo, sarebbe meglio parlare di quello? La risposta è no. Perché tutti parlano di gravità quantistica, perché il modo in cui normalmente ci riferisce al problema è gravità quantistica, quindi il linguaggio serve prima di tutto per farsi capire, quindi se vuoi farti capire, no, intanto parliamo di gravità quantistica. Vuol dire Quindi questo.
Sì, diciamo, ed è anche la ragione per cui abbiamo deciso di chiamare la questione così nel presentare il video precedente e i video successivi. Se vogliamo passare invece alla questione più scientifica, effettivamente la questione è molto più sottile. Intanto, come avevamo introdotto il problema? Avevamo detto appunto che la relatività generale ha come lezione principale, diciamo, la prima cosa che abbiamo imparato, proprio il fatto che la gravità è meglio è più comprensibile, diciamo, una volta inquadrata in termini di deformazione dello spazio-tempo, quindi come una proprietà dello spazio-tempo, o se vuoi come quasi identificata con lo spazio-tempo stesso, più che come una forza. Quindi, in un certo senso, parlare di spazio-tempo quantistico sarebbe effettivamente migliore, sarebbe più giusto, perché in qualche modo stiamo prendendo più a cuore, più seriamente, la lezione principale della realtà generale. E io quindi, da questo punto di vista, sarei molto d'accordo e lo faccio, diciamo, in ambito più professionale spesso, di riferirmi al problema come il problema del capire la natura quantistica dello spazio-tempo più che parlare di gravità. C'è anche un'altra ragione per cui questa cosa sarebbe giusta, e la ritoccheremo penso in seguito, nel chiederci cosa vuol dire avere una teoria di gravità quantistica e come arrivarci. Ripeto, ne discutiamo tra qualche minuto magari, perché è veramente cruciale. Un approccio potrebbe essere: ok, io ho una teoria della gravità, devo renderla quantistica, cioè devo tradurla nel linguaggio della meccanica quantistica. Ed è quello che abbiamo fatto per l'elettromagnetismo, per esempio. E in un qualche modo è quello che facciamo per la maggior parte dei sistemi che descriviamo con la meccanica quantistica. Uno dice: c'è una descrizione di una singola particella che si muove nella meccanica newtoniana, o no, fermi tutti, voglio avere la versione quantistica dello stesso sistema. Applico cosa fa una particella? Applico una procedura che mi porta da teoria quantistica a teoria quantistica. Esatto. C'è tutta una serie di algoritmi, se vuoi, di algoritmi concettuali e tecnici, diciamo, di metodi, sì, di strategie per tradurre da una descrizione classica e ottenere una descrizione quantistica. Quindi uno dovrebbe dire: ok, la gravità quantistica è quello che si ottiene quando uno prende la teoria attuale della gravità, la realtà generale, si applica una o l'altra di queste procedure e si ottiene la teoria risultante, che sarà la gravità quantistica. Quindi, effettivamente, questo non solo è un modo di approcciare il problema, ma è stato il modo tradizionale. Cioè, si è cominciato a lavorare in gravità quantistica, a porsi il problema di una teoria di gravità quantistica, diciamo così, seriamente, in maniera sistematica, da fine anni 50, inizio anni 60 del secolo scorso. Qualche idea, risultato era già venuto fuori prima, negli anni 30, anni 40. Beh, è quasi naturale chiederselo, no? È quasi naturale dire: se abbiamo quantizzato tutto il resto, tentiamo di approcciare la gravità, e il primo modo in cui tentiamo di farlo è: perché non quello che abbiamo fatto in tutti gli altri casi, Esattamente, esattamente. Quindi sì, mi riferivo a questo. Negli anni 20, anni 30 già sono arrivate le prime idee, i primi suggerimenti: no, bisognerà quantizzare la gravità, bisogna avere una nozione di spazio-tempo quantistico, perché tutti gli elementi di questa necessità erano già presenti, insomma, si cominciavano già a vedere. Quindi hanno cominciato ad arrivare qualche risultato, qualche idea. Però, perché il mondo era anche il mondo della fisica teorica era in tutt'altre faccende affaccendato, non si è cominciato a lavorare in maniera sistematica sul problema fino agli anni, fine 50, diciamo, 60, inizio 60. E, come dicevi, esattamente il modo con cui si è approcciato il problema è stato proprio andare a guardare: ok, abbiamo queste tecniche per quantizzare una teoria classica, e poi ne possiamo parlare più in dettaglio di quali sono queste tecniche nel discutere la meccanica quantistica. E applichiamole alla teoria classica della realtà generale,
che descrive la gravità e vediamo cosa viene fuori. Cerchiamo di portare avanti finché riusciamo e se riusciamo ad arrivare alla fine, quello, il risultato sarà la teoria di gravità quantistica che cercavamo. E questa cosa in realtà è tuttora una cosa che si fa, chiaramente. Molti degli approcci attuali in qualche modo sono lo sviluppo di questo modo di procedere. Però allo stesso tempo è venuto fuori che forse una teoria di gravità quantistica è meglio, diciamo, capibile e ottenibile e raggiungibile prendendo un punto di vista diverso. È quello che si chiama gravità emergente o il punto di vista della gravità e dello spazio-tempo come nozioni o sistemi emergenti. Quindi anche questo ne possiamo, diciamo, parlare tra poco. Dove, Una cosa di cui... perdonatemi, un piccolo inciso, Sì, dove ti va, proprietà vai. e sistemi emergenti per i non addetti ai lavori sono dei fenomeni, ci stiamo riferendo a dei fenomeni che di fatto emergono, nel senso che appaiono e sono riconoscibili, individuabili nel momento in cui noi mettiamo insieme tante, 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 tante cose, no? Quindi la temperatura di un gas è una proprietà del gas come collezione di miliardi di molecole, ma guardando la singola molecola, chiedersi quale sia la temperatura della molecola, salvo in problemi interessanti particolari di, no, di buche quantum e cose strane che fanno amici, non ha senso, no? Quindi la temperatura è una caratteristica dell'insieme delle molecole e allo stesso modo molti approcci alla gravità quantistica si immaginano che la gravità e lo spazio-tempo, nella misura in cui queste cose possono essere trattate come sinonimi e ne stiamo proprio parlando, emergano da ensemble, da gruppi di oggetti più piccoli, microscopici, messi insieme, Sì, se facciamo infatti questa l'esempio distinzione. diciamo più intuitivo che conosciamo tutti è appunto qualunque liquido e le molecole o gli atomi che lo costituiscono, l'acqua di un fiume e le molecole di acqua che lo costituiscono. C'è una descrizione dell'acqua quando è fatta diciamo di tante tante molecole, che è quello che chiamiamo fiume, su cui abbiamo un sacco, in cui abbiamo un sacco di esperienze, soprattutto adesso d'estate, ed è descritto in termini di una teoria fisica che è l'idrodinamica, una serie di concetti, la densità del liquido, la velocità del liquido con cui scorre, i vortici, appunto la nozione di temperatura, eccetera, eccetera. E queste sono tutte quantità che si possono definire emergenti, nel senso che benché il fluido, il liquido, il fiume, in un certo senso abbastanza chiaro, venga fuori da tante molecole che interagiscono fra di loro, messe assieme, che sappiamo descrivere anche individualmente, nessuna di queste proprietà e caratterizzazioni fisiche del liquido, del fluido, del fiume sono attribuibili alle molecole che lo costituiscono. Quindi, in analogia, un'ipotesi che la gente esplora, o che comunque una prospettiva che la gente ha cominciato a prendere più seriamente, è che anche la gravità e la nozione stessa di spazio-tempo siano in uno stesso senso emergenti. Cioè, noi descriviamo il sistema, diciamo, mondo, universo, in termini di spazio-tempo, gravità, curvatura, tutte queste nozioni qui, e anche abbastanza bene, ma in realtà le entità fondamentali che lo costituiscono sono di altro tipo, non sono direttamente descrivibili in termini gravitazionali, spazio-temporali, in termini di curvatura, geometria, eccetera, ma in termini di qualcos'altro. Questo qualcos'altro è ciò che una teoria di gravità quantistica o di spazio-tempo quantistico ci dovrà dire che cos'è, come descriverlo, che proprietà ha, eccetera. Quindi, tornando a bomba, questo sulla distinzione gravità quantizzata versus gravità o spazio-tempo emergente, che magari anche questo potrebbe essere da approfondire dopo. Nei commenti su questa questione di gravità quantistica in opposizione a spazio-tempo quantistico, si menzionava una delle, non mi ricordo chi esattamente con quali parole, diceva no, la gravità non è. Non si deve parlare di spazio-tempo quantistico perché la gravità, quantizzare la gravità vuol dire che ci deve essere una particella, il gravitone, che media l'interazione gravitazionale, perché in tutte le interazioni che conosciamo c'è una qualche particella, il fotone per l'interazione elettromagnetica, a cui attribuiamo la responsabilità
civile e penale, no, fisica, di produrre, di causare, se vuoi, i fenomeni elettromagnetici, l'attrazione tra due particelle cariche mediata dovuta all'interazione di questo fotone. Delle fotone. Interazioni, no? Sono delle Ma perché vuoi perderti ascoltatori ma no, ma perché queste cose le ho abilità tecniche? quindi gliele Ma piacciono. A un certo punto piacciono molto, perché poi vanno al bar e no. Ah, vabbè, ma allora tiro fuori tutte le mie armi da cocktail. Assolutamente. Da cocktail sì. Party. Siamo qui apposta. I paroloni con cui ci facciamo belli in quanto fisici teorici. Crediamo di farci belli, poi in realtà crediamo facciamo siamo scappare solo la gente weird. Alle feste. Vabbè, le parolone che ci fanno fare la figura dei nerd. Sì, esatto. Ho capito. Vabbè, tanto non si scappa ormai. è andata. vabbè, dicevamo. Allora, magari chiariamo questa cosa, perché effettivamente magari un po' della gente che ha sentito, ha orecchiato prima il tema di gravità quantistica, effettivamente magari è stato presentato in termini di la teoria di gravità quantistica è una teoria di gravitoni che funziona. La gravità è quantizzata, quindi è fatta di particelle. Queste particelle sono i gravitoni, e così come i fotoni sono i responsabili della forza elettromagnetica in una teoria quantizzata, così i gravitoni sono i responsabili della forza di gravità in una teoria quantizzata della gravità. Beh, la risposta a questa questione, se questa è una descrizione corretta del problema o no, è, come in molte altre cose della gravità quantistica, sì e no. Sì e no. Anzi, ma peggio di così, assolutamente sì, ma anche assolutamente no. Allora, fammi spiegare prima perché assolutamente sì. Allora, poi scusami, useremo questo assolutamente sì, sì e assolutamente no contemporaneamente nella puntata in cui parleremo di meccanica quantistica per spiegare la sovrapposizione di stati. Ma Quindi io oserei di più. Secondo me va usato sempre, per qualunque questione al mondo. Bisogna e assolutamente prima portare tutti gli argomenti dell'assolutamente sì e allo stesso tempo la stessa persona deve portare tutti gli argomenti dell'assolutamente no. Penso di essere Poi si d'accordo. discute. Poi ci confondiamo, ma va bene. Va bene, non divaghiamo. Allora, assolutamente sì. Perché? Perché effettivamente già a livello classico abbiamo una descrizione della gravità che funziona ed è alla base della meraviglia recente che sono le onde gravitazionali, che sono state pure, come si dice, osservate indirettamente, ovviamente, ma osservate qualche anno fa, con tanto di premio Nobel strameritato a veri e propri eroi della cultura contemporanea, cioè quelli che hanno promosso da 50 anni la ricerca sulle onde gravitazionali. Poi magari ne parleremo un'altra volta. Sono veramente degli eroi secondo tutte le definizioni possibili del termine. Quindi abbiamo una descrizione della gravità e quindi dello spazio-tempo, che è quella che dà origine alla questione delle onde gravitazionali, in cui c'è uno spazio-tempo più o meno come sfondo, più o meno complicato, magari uno spazio-tempo cosmologico in cui l'universo si espande, eccetera, però lo usi come sfondo, e ci sono piccole perturbazioni sopra che si propagano, che però sono perturbazioni gravitazionali. Certo. Sono piccole modifiche locali che si propagano dello spazio-tempo in sé, della sua geometria. Queste sono onde gravitazionali. Che possiamo immaginare come quello che succede in uno stagno quando tiriamo un sasso, se vogliamo farci un'immagine. Bravo. Così come tu puoi immaginare in analogia, sempre in analogia, Analogia. lo spazio-tempo come una specie di fluido, appunto, lo stagno, un lago. Così si possono immaginare le onde gravitazionali come piccole perturbazioni, piccole deformazioni che si muovono sul fluido, che è lo spazio-tempo. Effettivamente
mi sento di dire che il modo in cui la maggior parte delle persone, compresi i tecnici, diciamo, immaginano la situazione, anche perché tecnicamente, anche dal punto di vista matematico, Molto funziona simile, abbastanza, diciamo, molto simile. è molto vicino. Comunque, diciamo, quindi c'è questa descrizione dello spazio-tempo leggermente deformato in realtà generale, quindi nella teoria classica. Quindi uno si può tranquillamente chiedere, cosa succede se io quantizzo quantomeno questi aspetti? Quindi lavoro su uno spazio-tempo più o meno dato, però quantizzo, tratto in una descrizione, in un contesto quantistico, queste piccole perturbazioni. Quantizzare quello che fondamentalmente sono le onde gravitazionali, effettivamente porta a una descrizione del sistema in termini di gravitoni. Cioè, le onde gravitazionali sono una descrizione più o meno coerente, di tanti gravitoni che interagiscono e si propagano. Quindi, in un certo senso, non in un certo senso, in questo senso, i gravitoni sono effettivamente ciò che risulta dal quantizzare la gravità. Quindi, una teoria di gravità quantistica. Poiché questa descrizione delle onde gravitazionali funziona sperimentalmente, concettualmente, ci siamo, matematicamente funziona, una teoria di gravità quantistica è una teoria di gravitoni. Nel senso che quando quantizzi questa descrizione classica arrivi a una teoria di gravitoni che si propagano, che sono piccole particelle, diciamo, peculiari in vari modi, molto diversi dai fotoni, i bosoni che menzionavi prima delle interazioni nucleari, eccetera, eccetera. È Però una hanno teoria delle di gravitoni. caratteristiche specifiche che noi possiamo inferire da questo trattamento quantistico delle onde gravitazionali, delle piccole perturbazioni della relatività generale. Sappiamo Esatto. che non dovrebbero avere massa, che hanno quindi due stati di polarizzazione, tutte queste cose qui che buttiamo qui, giusto così, giusto per dire che Esatto. hanno certe caratteristiche, che noi queste caratteristiche le deriviamo da questo approccio, quindi non sono Sì, oggetti ignoti, viene fuori una roba, no? deriviamo matematicamente, in maniera molto solida, convincente, usando tutto quello che sappiamo della teoria dei campi, quindi della descrizione quantistica di tutte le altre interazioni, più anche grazie alle osservazioni recenti di onde gravitazionali, le verifichiamo queste cose, diciamo, quantomeno le testiamo e tutto torna. Che entro certi limiti sperimentali le onde gravitazionali si muovano effettivamente alla velocità della luce, che quindi questi gravitoni idealmente dovrebbero Esatto. essere privi di massa, queste cose qui, Esatto. queste cose qui. Esatto. Quindi, questo è il senso in cui, la domanda. È una teoria di gravità quantistica, una teoria di gravitoni, piccole particelle mediatrici che descriviamo come forza gravitazionale in termini macroscopici? La risposta è assolutamente sì. E qua comincia. Ma detto questo, come abbiamo in realtà già detto, questa è una descrizione approssimata che vale in un particolare settore, un particolare contesto della teoria della realtà generale, quella in cui ti puoi permettere di trattare lo spazio-tempo come fondamentalmente fissato con piccole deformazioni che si propagano. E tornando all'analogia di prima, cioè abbiamo detto sì, le piccole deformazioni sono come le onde su un lago. E le onde sul lago sono chiaramente non la descrizione fondamentale del lago. Un lago non si esaurisce nella meccanica delle sue onde, no? E No. banalmente la gran parte dei nostri spettatori sarà interessato a fenomeni come la formazione di un buco nero, quello di cui abbiamo parlato prima, il Big Bang, la singolarità al centro di un buco nero. Tutte queste cose qui non saltano fuori dalle piccole perturbazioni. Non Sono solo, ma piccole. fammi sottolineare che non solo, diciamo, c'è una struttura più fondamentale ancora da chiarire, ed è quello che la quantum gravity, la gravità quantistica deve fare, ma già a livello classico, così come il lago e il fiume hanno tutta una serie di fenomeni, appunto i vortici, la turbolenza, tutta una serie di fenomeni puramente classici in cui la teoria molecolare in realtà dice poco. O comunque non è detto che sia la più utile, la descrizione più utile, però non si quindi chiaramente la teoria classica non si esaurisce con le piccole ondine,
Così in realtà generale c'è molto molto di più, come appunto tutta la cosmologia, tutta la fisica dei buchi neri, eccetera, che non si esaurisce con le piccole perturbazioni su un dato spazio-tempo. Quindi già a questo livello è chiaro che la gravità quantistica non può esaurirsi nell'idea, ok, quantizzo queste perturbazioni su un dato spazio-tempo, c'è una teoria di gravitoni e contento così. Certo, C'è molto molto di più da capire a livello classico e ci sarà molto di più a livello quantistico. Se questo per caso non fosse abbastanza per convincere i fisici che bisogna fare un po' di più e non ci siamo ancora guadagnati il pane e il salario avendo quantizzato le onde gravitazionali, avendo una teoria di gravitoni, c'è da dire che la gente appunto lo ha fatto e si è scoperto che una teoria quantistica di gravità che si limiti a una teoria perturbativa in termini di gravitoni con piccole perturbazioni, appunto, come stavamo discutendo, semplicemente non è consistente. Non, anche tecnicamente, diciamo, anche dal punto di vista strettamente tecnico, non può essere la risposta. Quindi è di sicuro una buona approssimazione in un certo regime del mondo, in certe situazioni molto particolari, e infatti la usiamo molto spesso per descrivere un sacco di fenomeni, ma non è la storia, non è la fine della storia, e non può esserlo. manca un pezzo. Manca il resto dell'iceberg, se vuoi. C'è un pezzettino di iceberg che, per quello che si vede in certe approssimazioni, rimanendo nella superficie del mare e possibilmente tenendosi a buona distanza dall'iceberg, Per non vedere i dettagli. effettivamente è sufficiente. Però, nel momento in cui a livello teorico ti fai più domande, capisci che l'iceberg in realtà è fatto da un sacco di ghiaccio sott'acqua. O a livello sperimentale, diciamo più tecnico, provi ad avvicinarti all'iceberg, cioè provi effettivamente a vedere più in dettaglio questa teoria di gravitoni, come funziona, diciamo in maniera più o meno violenta, più o meno traumatica, ti accorgi che c'è un sacco di roba sotto e ci deve essere, altrimenti non si spiega la parte che emerge sopra. Per chi volesse andare a cercare qualche informazione un pochino più tecnica e non la troverà da Cercare noi, Titanic. cercare Titanic, ma anche il problema della rinormalizzazione, della non rinormalizzabilità della relatività generale e del fatto che questo possa indicare la presenza di quello che noi chiamiamo gradi di libertà extra nascosti sotto il tappeto, no? Quindi delle dinamiche Sì. fisiche, delle interazioni, dei fenomeni interessanti che non vediamo in relatività generale, ma che dobbiamo aggiungere quando passiamo, no? In qualche modo è tutto il discorso delle teorie effettive, una cosa interessante che non, in cui probabilmente entreremo forse un pochino più avanti, più nel dettaglio, ma non in modo Sì, una esaustivo. cosa che forse possiamo mettere già sul tavolo adesso è come la gente ha reagito a questa scoperta. A parte lo sconforto, però diciamo dal punto di vista scientifico, forse c'è spazio per un aneddoto, Via, non assolutamente personale. sì. Noi siamo qui anche per far capire più o meno come funzioni l'umanità che sta dietro questa avventura, no? E quindi è Sì, importantissimo senza gli raccontarne. aneddoti, diciamo, privati, personali delle persone coinvolte, però è noto a tutti gli addetti ai lavori che Toft e Feldman, cioè le due persone che hanno ricevuto poi il premio Nobel in pratica per aver scoperto la rinormalizzabilità delle teorie nucleari, delle teorie delle forze nucleari, hanno affrontato il problema della rinormalizzabilità, a parte essere chiaramente un ostacolo insormontabile alla pronuncia in italiano, è la questione di far vedere che una teoria di fluttuazioni su un dato spazio-tempo è consistente, diciamo, dal punto di vista della teoria quantistica, diciamo, in due parole. C'è molto di più, ci sarebbe da dire, però, diciamo, questa è l'idea base. Toft e Feldman, due olandesi, Toft in particolare è genio assoluto,
avrebbe meritato 4 premi Nobel per tutto quello che ha fatto in fisica teorica. È il classico nome che salta fuori da tutte le parti, no? Che chiunque incontra almeno una volta, indipendentemente da quello che studi, quindi è notevole. Sì, infatti, e oltretutto io gli avrei dato anche un altro premio Nobel perché è una grandissima persona, è una brava persona, gentile, sempre umilissima, eccetera. Quello per la pace, magari non lo so, però vabbè, fatto sta che hanno studiato il problema della rinormalizzabilità, merito un premio, delle teorie nucleari, perché erano interessati a studiare la rinormalizzabilità della gravità quantistica perturbativa. E l'hanno preso come caso più semplice. Hanno detto: ok, prima di affrontare o mentre affrontiamo il caso complicato della gravità quantistica perturbativa, la teoria dei gravitoni, guardiamo intanto come funziona nelle teorie nucleari. Io, in genere, quando non so tu, però io quando faccio una cosa più semplice. Per cercare di capire meglio un problema che sto affrontando nella mia ricerca, non, in genere trovo cose meno interessanti di quelle che stavo Scappa il cercando di Nobel, non fare, scappa il Nobel. ma neanche per sbaglio. Vabbè, comunque, aneddoto a parte, come ha reagito la comunità alla notizia funesta che una teoria di gravitoni non è consistente? Cioè, non è rinormalizzabile. Lo dico perché questo spiega un po' come poi si divide la comunità e quali sono i vari approcci alla gravità quantistica. Gli approcci all'elaborazione del trauma. Gli approcci all'elaborazione Esatto, sì, sono modi diversi di elaborare il trauma, se vuoi, o se vuoi più pragmaticamente di trovare una soluzione al problema che ci è rimasto, perché se la teoria fosse risultata rinormalizzabile avremmo detto ok, abbiamo almeno una teoria di gravità quantistica, magari non è finita qua, però siamo abbastanza contenti. Allora, un modo che se vuoi alla base della teoria di string, di supergravità, di altri approcci, di alcuni approcci alla gravità quantistica, è di dire ok, ciò che questo risultato mostra è che non basta la gravità per ottenere una teoria consistente a livello quantistico, non basta lo spazio-tempo, bisogna necessariamente trattare assieme in maniera unificata, se vuoi, o comunque coordinata, altri gradi di libertà, altri sistemi fisici. Quindi, per esempio, bisogna trattare assieme la gravità, lo spazio-tempo e la materia, tutti i tipi di campi di materia o di le altre forze. Questo è un modo di reagire. Un altro modo di reagire è stato, ma si è sviluppato appunto, come diciamo, molto più recentemente, ma forse la gravità e lo spazio-tempo non sono fondamentali, quindi non sono l'oggetto giusto da quantizzare direttamente. Ci sono altri tipi di gradi di libertà, altri tipi di sistemi fisici, di entità fisiche, da cui appunto spazio-tempo e gravità emergono. L'analogo delle molecole con Quindi, il fluido, l'analogo delle molecole. esatto, come dicevamo prima, l'analogo delle molecole, giustissimo. Questo è un altro modo e dà origine ad altri approcci alla gravità quantistica di cui possiamo parlare. Una terza categoria, se vuoi, di reazioni e di approcci conseguenti è stato, no, guardate che l'errore è fondamentale. E fatemi dire, questa terza reazione è sicuramente vera. Non è detto sia l'unica, cioè è vera, però un fatto sicuramente vero è alla base di questa reazione, no, guarda, è in pratica è la gente che dice la cosa seguente. No, guardate che il problema della quantizzazione in termini di gravitoni, eccetera, è che è perturbativa, cioè che assume questa decomposizione tra spazio-tempo dato per scontato e piccole deformazioni, che è contrario a tutto quello che sappiamo in realtà generale. Quindi è vero che un settore della realtà generale si comporta così, quello delle onde gravitazionali, ma la realtà generale lo sappiamo già che non si riduce a quello, c'è molto di più. Quindi è chiaro che non puoi ottenere Una teoria tutto ciò che completa e sappiamo. consistente considerandone solo un pezzo in partenza. Questo è evidente. Esatto. Questo è evidente. Anche perché torniamo a quello che diciamo l'altra volta, la lezione principale è che lo spazio-tempo in sé
è un sistema fisico. Nel momento in cui dici, vabbè, però facciamo finta che c'è uno spazio-tempo e ci sono piccole perturbazioni che si muovono, stai effettivamente negando alla radice questa lezione fondamentale. Stai facendo finta che non hai imparato nulla. Stai prendendo A molto poco metterla sul serio bene, la lezione della relatività generale. che La non è stai vero. trattando come un modellino mentale e non come un vero insight fisico. Che ammetterai non è rispettoso. No, Non si assolutamente. fa. Non si fa. E quindi la reazione è stata, ok, no, dobbiamo sì applicare tutte varie tecniche di quantizzazione, cioè di traduzione in termini quantistici della teoria classica. Sì, possiamo magari applicarle direttamente alla teoria classica della realtà generale, senza postulare, immaginare altre entità che non conosciamo, da cui la gravità sarebbe emergente. Però dobbiamo farlo a livello cosiddetto non perturbativo, cioè farlo su tutto lo spazio-tempo, tutto il campo gravitazionale, non sulle piccole perturbazioni. E questo ha portato a tutta una serie di altri approcci di cui possiamo parlare. E direi che con questo dovremmo aver più o meno risposto alla questione gravità quantistica, sì o no? No. No, non ancora. No, di quello che ti stava venendo in mente, perché a me viene in mente invece un'altra cosa per rispondere a questa, per chiarire meglio questa questione spazio-tempo quantistico, gravità quantistica. No, io volevo solo puntualizzare che sì, il punto è un po' questo, è l'insoddisfazione di una teoria di gravitoni. In qualche modo, solo chiarire un attimo il modo, credo possa essere importante chiarire il modo in cui una teoria di soli quantistica di soli gravitoni sia effettivamente inconsistente. No, è che in una certa Vacci misura, cauto, eh? vado molto cauto, vado molto cauto. Molto cauto. In una certa misura, l'idea è che dai nostri conti, dai conti che facciamo, quando in una teoria di soli gravitoni facciamo sbattere due gravitoni, saltino fuori degli infiniti, o che la teoria smetta di funzionare quando facciamo crescere le energie di questi gravitoni, no? E questo ha tutto a che fare con le scale di energia a cui lavoriamo. Ma noi sappiamo che in relatività generale, l'abbiamo detto nella prima puntata, e se non l'avete vista, recuperatela, non ha senso che stiate vedendo questa. Spero non siate arrivati al 40° minuto senza aver visto la puntata precedente. Noi sappiamo che l'energia in relatività generale è la sorgente della curvatura dello spazio-tempo, in qualche modo. E quindi non possiamo slegare la forma dello spazio-tempo dalle energie. E già implicitamente, quando noi lavoriamo con soli gravitoni, stiamo assumendo di lavorare in regimi di energie, quindi di perturbazioni dello spazio-tempo piccoli. Quindi quando andiamo su in energia, noi abbiamo già rotto l'ipotesi che abbiamo fatto. E in qualche modo noi sappiamo che quando in relatività generale noi mettiamo in una scatola di un determinato volume abbastanza energia, quello che succede non è che i gravitoni sbattono un'energia altissima, è che si forma un buco nero. Quindi in qualche modo la relatività generale risolve già da sola questo problema. Sì, no? Quindi il problema che incontriamo noi, e quindi è evidente che non si possa fare una teoria di soli gravitoni, proprio perché la relatività generale ha la sua soluzione che è non perturbativa e che si chiama buco nero alle energie che salgono indiscriminatamente in un dato volume. No, quindi Sì, questa era a solo una questo punto, puntualizzazione. no, giustissimo, hai fatto benissimo anche perché forse, sempre tornando a quello che dicevamo la puntata precedente, in realtà questa cosa è vera e sappiamo che deve essere vera anche per tutte le altre interazioni. Quando facevamo l'elenco di perché uno cerca una teoria di gravità quantistica, il fatto che non torna a quello che sappiamo in realtà generale con quello che sappiamo in teoria dei campi, in teoria quantistica degli altri sistemi fisici, delle altre interazioni. Anche da questo punto di vista, cioè quello che hai appena detto per i gravitoni, in realtà sappiamo che deve essere vero per tutte le altre particelle, tutte le altre interazioni. Se io prendo un quark che va a sbattere contro un elettrone, che va a sbattere contro, che interagiscono con dei fotoni, e vado nell'ipotesi in cui tutte queste particelle stanno sbattendo l'una contro l'altra con energie altissime, o andando velocissimo con un sacco di momento, momento d'urto, diciamo. Sì, possiamo far finta che lo spazio-tempo se ne rimanga lì a guardare. E il fatto che queste teorie sono rinormalizzabili vuol dire che almeno dal punto di vista tecnico riusciamo
a mantenere la finzione. Ma la lezione della realtà generale è che, anche questa ripetiamo, corroborata da infinità di esperimenti, è che no, quando, se veramente queste particelle stanno raggiungendo energie molto grosse, lo spazio-tempo sta reagendo in qualche modo. Magari puoi continuare a ragionare facendo finta di nulla e riesci in qualche modo a gestire la situazione, ma stai facendo di nuovo violenza concettuale a quello che sappiamo. Quindi questo problema infatti viene fuori anche nelle altre teorie delle altre interazioni degli altri sistemi fisici. E poi magari quando si parlerà, ok, mi viene in mente un'altra cosa, appuntiamocela, quando poi si parlerà delle possibili verifiche sperimentali di una teoria di gravità quantistica, molti che è una domanda che abbiamo ricevuto sotto lo scorso hai video. Ragione, che non abbiamo menzionato, sì, facciamo di sicuro una puntata sulla cosiddetta quantum gravity phenomenology, cioè la possibile fenomenologia, la possibile verifica sperimentale osservativa di una teoria di gravità quantistica. Ci chiediamo una se delle... sia un ossimoro prima di tutto e poi... una delle idee è proprio questa, cioè cosa succede quando c'hai scatteri, quando c'hai urti ad energie molto alte, se cerchi di tirar dentro quello che sappiamo dalla realtà generale, come si deforma lo spazio-tempo e come questo deve a sua volta riflettersi nelle osservazioni in fisica delle particelle. Certo. E quindi c'è tutto questo, era importante dirlo. Nel dirlo mi sa che mi sono dimenticato cosa volevo aggiungere io. Sulla questione molto importante, è terribile, cielo. È terribile, l'età che avanza. Cosa volevo dire? Non mi ricordo. Sì, no, la possiamo. Comunque no, l'argomento più o meno di spazio. Ah, ecco cosa volevo dire. Fantastico, fantastico. Beh, anziano sì, ma non esageriamo. mi torna in mente, mi sfugge, ma sta qua. Stavo facendo notare un'altra ragione per cui a un misto di livello comunicativo e scientifico parlare di spazio-tempo quantizzato rischia di essere fuorviante, benché, come dicevo prima, lo uso anch'io spesso e forse è anche il modo più fondamentale di porre la questione. Però spesso un modo di affrontare i possibili effetti di una teoria quantizzata della gravità e quindi dello spazio-tempo è anche quello di chiedersi semplicemente come la nostra descrizione geometrica dello spazio-tempo, la matematica che usiamo per descrivere la geometria dello spazio-tempo, vada modificata. E questo dà origine ad altri approcci alla gravità quantistica, come la cosiddetta geometria non commutativa e simile. E anche di quella magari ne parleremo in un altro momento. E il fatto che la maggior parte delle volte, quando uno si pone solo questa questione geometrica, cioè come la nostra descrizione matematica della geometria dello spazio-tempo vada modificata per tirar dentro gli effetti quantistici, diciamo, molto spesso ci si limita a un livello molto superficiale, cioè ci si limita a chiedersi quella che si chiama la struttura cinematica della teoria, cioè a chiedere semplicemente come la descrizione delle proprietà dello spazio-tempo vada modificata, ma non ci si chiede come lo spazio-tempo poi debba interagire a livello quantistico con tutti gli altri sistemi e quindi come evolva, da questa interazione come cambia a sua volta, eccetera, eccetera. Quindi gli aspetti cosiddetti dinamici. Quindi molto spesso la parola spazio-tempo quantistico sia nel contesto più tecnico della letteratura scientifica, sia nel contesto divulgativo, quindi nella comunicazione più in generale, si riferisce solo agli aspetti, diciamo, descrittivi di uno spazio-tempo che abbia qualche proprietà quantistica. Cosa succede alla nozione di punto, cosa succede alla nozione di distanza, eccetera. E quindi è di sicuro un aspetto importante, ma non tocca di nuovo, forse. Non esatto, quindi forse tocca solo di nuovo la superficie e ti perdi un altro, diciamo, insieme di lezioni della realtà generale, cioè il fatto che
sempre un sistema fisico, interagisce costantemente ed evolve assieme a tutti gli altri sistemi fisici. Proprio ecco, ecco, questo è quello che volevo dire. Il punto interessante, no? Quindi cioè, c'è la cinematica e c'è la dinamica, ok, ok. Quindi questa è un'ottima distinzione da fare. Questa è un'ottima distinzione da fare per chiarire le cose. Quindi il problema è doppio. Non sappiamo come parlare di spazio-tempo quantistico, e questo è il problema della cinematica, che linguaggio usare. E ciò nonostante ne parleremo per un sacco di puntate. Per un sacco di puntate. E facciamo proprio vergogna. Io cercherò di farne la mia vita, tu ne fai la tua vita, ma non sappiamo ancora di come parlare. È come... Di cosa stiamo parlando? La gravità quantistica, questa avventura è come un road trip, no? Il più bello dei road movies. La questione della cinematica è scegliere la macchina giusta. Manca ancora quel problema lì, non sappiamo quante ruote debba avere, non sappiamo se serve un volante, ne servono due, servono otto marce o se sia automatica. E poi c'è tutta la strada da fare, che è la dinamica. C'è il viaggio. No, sì. Quindi è un problema lungo di cui si può parlare per molto, 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 molto tempo. Caro Daniele, che non è una minaccia. Non è una minaccia, ma il livello di perversione, io mi sono reso conto dopo un anno che sto qui su YouTube che il livello di perversione degli spettatori raggiunge quasi il nostro, eh. Quindi sono disposti a guardare le cose più strampalate e a, addirittura a fare i complimenti per una tortura di un'ora. Ah, questo, no, fammi fare un commento su questa cosa, perché una delle risposte, del feedback, dei commenti che abbiamo ricevuto al primo video partiva giustamente in maniera molto... No, 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 aspetta, ce n'erano altri, però non so quale stai pensando tu. Io sto pensando solo a chi ha detto, ok, fatemi dire una cosa magari banale. Sto parafrasando, perché non voglio usare parolacce. Benché la mia natura mista siculo siciliana mi porterebbe naturalmente a usare un po' di turpiloquio. Fatemi dire una cosa magari banale, magari assurda. Ecco, vorrei rassicurare chiunque ci stia ascoltando. Sarebbe veramente, veramente difficile mettere sul tavolo una proposta, un'idea assurda abbastanza che non sia già stata effettivamente proposta e sviluppata in tutti i possibili modi, o quantomeno non sia stata, diciamo, quantomeno proposta nella letteratura di gravità quantistica. Quindi da questo punto di vista, non fatevi problemi. Quello che si doveva dire, no? Non esistono più storie originali in gravità. No, aspetta, no, non volevo dire questo, perché questo... Le banali. Sì, ecco, sì, ecco, esatto. Non voglio mettere limiti, cioè la creatività, diciamo, fortunatamente non ha limiti, ma di sicuro non c'è, diciamo, un limite inferiore di... No, deve essere almeno seria o dettagliata o profonda a un certo livello. Intanto tu dilla e pensiamoci, poi si vede. Ecco, per usare un metro di paragone, i nostri spettatori sanno che da qualche parte su YouTube c'è un video di 1 ora e 40 in cui io in prima persona parlo un po' di teoria delle stringhe, faccio vedere un po' di conti, faccio queste cose qui, quindi avete visto quanto è strana quella roba lì? Tutte le cose meno strane di così qualcuno le ha dette, ok? Quindi da lì in su... E tutte quelle cose più strane di così sono effettivamente ricerche in gravità quantistica, in qualche altro approccio, eccetera, quindi tranquilli. Ah, però a questo punto fammi aggiungere una cosa seria. Aspetta, faccio la faccia seria. Sono serio? Fantastico. Il problema non è tanto fare la proposta anche magari assurda, creativa, eccetera. Basta poi stare alle regole. Quindi magari faremo un'altra puntata su, diciamo, sul metodo scientifico, su che cos'è la scienza, perché la gravità quantistica, se vuoi, è un contesto in cui la questione di che cos'è la scienza, come si procede, cosa vuol dire avere un approccio scientifico alle questioni, diciamo, tutte queste questioni sono evidenziate, estremizzate in una maniera più... stirate, no? Perché è un contesto che è più estremo per il tipo di fenomeno di cui si parla, è più di frontiera perché ne sappiamo poco. E quindi, cioè, parlare di questioni metodologiche o di, diciamo, chiedersi che cos'è la scienza guardando l'esempio più di frontiera, più incerto, più tumultuoso, se vuoi, secondo me è istruttivo. Sì, certo. Quindi, tornando a quello che stavo dicendo,
Una cosa chiaramente è sentirsi liberi e sentirvi liberi, diciamo, tutti gli spettatori e ascoltatori, di fare domande, proporre idee o chiedere semplicemente, ma hanno considerato i ricercatori che fanno credere a quanti sia questa possibilità. Sentitevi liberi, ma poi, stando al gioco, bisogna accettare che uno dica sì, questa l'hanno fatta e no, non funziona. Non funziona per questa ragione e quest'altra, oppure sì, potrebbe anche funzionare, ma c'è questa obiezione, quest'altra, quest'altra, quest'altra. Assolutamente sì. E quindi Assolutamente. poi magari discuteremo questi aspetti più, diciamo, generali Perché di filosofia della non è scienza. così banale, no? Non è il fatto che non ci sia o ci sia molta poca evidenza sperimentale. Direi che non ci sia un po' perché abbiamo misurato le onde, quindi anche qui bisogna essere un po' cauti, no? C'è evidenza sperimentale di gravità quantistica? Assolutamente sì ed assolutamente no. Vedi, Diciamo che vedi? lavorare in un contesto del genere non significa, vabbè, e allora posso dire tutto quello che voglio, no? Anzi, bisogna essere ancora più rigorosi da un punto di vista metodologico, perché questo funziona come uno stress test del metodo scientifico, come quando le travi vengono, no? Sottoposte a tutti gli esami del caso prima di essere utilizzate per le costruzioni di ingegneria civile. In questo caso facciamo la stessa cosa col metodo scientifico, quindi ne parleremo Sì, per sicuramente. non parlare poi di tutte le, diciamo, i constraint, le limitazioni sia concettuali sia matematiche. Cioè, molte cose uno può dire no, sperimentalmente non abbiamo il modo di testare, diciamo, queste ipotesi, però matematicamente ti posso dire che è altamente improbabile che funzioni, Di perché c'è questo problema e quest'altro. solito questo si consistente Infatti, interna. sì, infatti forse il punto che mi piace sempre evidenziare sulla scienza non è tanto che da un lato è cruciale che uno accetti lo scetticismo organizzato, cioè no, qualunque cosa deve essere, può essere criticata, ipotizzata e poi criticata, perché ultimamente non bisogna accettare nessuna risposta definitiva. Assolutamente. Ma questo non va interpretato in maniera, diciamo, si può dire paracula? Sì, se vuoi nichilista, se vuoi Non paraculo, è cosa che turpiloquio, no? Non è il turpiloquio. no, assolutamente no, assolutamente Diciamo, non va interpretato in senso ipocrita, cioè, ah, allora io posso dire tutto quello che voglio e la mia opinione vale quanto la tua. sì, Non ed è siamo tutto qua, vabbè, assolutamente non voglio avvalutativo nominare di chi persone. parliamo. Come scusa? No, dicevo che no, no, non è un. Lo scetticismo organizzato, scusa se ti ho interrotto, non deve cascare nell'errore opposto, credo che tu stia dicendo questo, no? Esatto, lo scetticismo organizzato vuol dire che allo stesso tempo accetti non solo che la tua idea, la tua ipotesi venga criticata, ma accetti anche le evidenze contrarie. Cioè Assolutamente sì. non fai finta di niente, cioè accetti tutte le controargomentazioni sperimentali, osservative, concettuali, matematiche che ti devono portare ad ammettere che la tua ipotesi è quantomeno peregrina, diciamo, quantomeno non supportata da quello che sappiamo. Se accetti questo, cominci a accettare e cominci a capire quanto una teoria scientifica, diciamo, corroborata dai fatti e solida, vada, come posso dire, diciamo, apprezzata e stretta al cuore come il risultato di un sacco di sforzo, e non è affatto banale che una teoria funzioni. Sì, certo. Quindi, Anzi, ok. Ne riparleremo. no, sperare di buttare un'idea così e che quella automaticamente sia una teoria che funzioni è come buttare un sacco di calcinacci e sperare che un tifone costruisca Notre Dame, no? Non è. E viceversa, quando è oltretutto, e quando invece uno ti dice no, guarda, quello che hai appena detto non funziona, per questo e questo, sì, poteva essere, ma no, abbiamo considerato e non funziona. Non ci si può rifugiare oh, vabbè, comunque la mia è un'opinione come la tua, mica tu c'hai la certezza, la verità in tasca. No, non ci avrò la verità in tasca, però insomma, accetta le controargomentazioni. Assolutamente sì. E quindi noi, secondo me, con oggi possiamo, in realtà stiamo aprendo una questione interessantissima di filosofia della scienza, ma la possiamo posporre metodologica alle prossime puntate. Secondo me è un buon punto per fermarci. Direi che possiamo riassumere quest'ultimo discorso, quest'ultimo punto,
invitando tutti gli spettatori e anche tutte le persone che si occupano nella vita di un problema complesso come la gravità quantistica a tenere una sana dose di agnosticismo, ok? E non affezionarsi troppo alle proprie idee. Questo può essere, questo può rendere irrazionali, quindi bisogna mettere in conto che ci si può dedicare per 60 anni alla teoria delle stringhe e poi avere toppato completamente dall'inizio. Sei ancora in tempo, Davide. Ma poi ne parleremo. E quindi io ringrazio tantissimo ancora una volta Daniele per essere qui, per aver io ringrazio tutti quelli che stanno ascoltando questo percorso insieme, e certo ringraziamo chi è arrivato fino alla fine. Qui c'è il codice, no, purtroppo non abbiamo premi per chi è arrivato fino alla Liban fine. Ma ribadiamo, siamo su YouTube e questa cosa va fatta diritto. Vi ricordiamo che il modo più diretto, più rapido, più utile per supportare questo progetto è di far girare il video, quindi mandarlo alla mamma, al papà, alla nonna, ai fratelli. Mettere i like, no? Mettere il like e condividerlo sui social. Perché se il video gira sui social nelle prime 24 ore, l'algoritmo di YouTube, che è una specie di oracolo che non conosciamo, decide che è un video che funziona e quindi lo fa vedere alle persone, altrimenti lo ammazza. Quindi cerchiamo di fare questa cosa qui insieme e noi ve ne siamo grati. Ci vediamo per la prossima puntata e, a meno che tu non abbia cose da aggiungere, salutiamo ancora i nostri crononauti. No, ciao a tutti. Ciao Daniele, ciao. Grazie mille. Ciao Davide.